Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Eccoci qua anche oggi, in questo martedì, in diretta dagli studi di Cremona 1 per una nuova puntata di Ore 12. E chi festeggiamo oggi tra i vari compleanni? Beh, insomma, tra i tanti, anche quello di Vasco Rossi, che compie 65 anni. Vado al massimo, vado con Fedele. Hago fede, oye, hago fede. Grandissimo, era il 1982 Vasco Rossi, niente di meno che al Festival di Sanremo. Abbiamo messo insieme le due cose, no? Visto che questa sera appunto comincia il Festival di Sanremo, e a lui in quell'occasione presentò questa Vado al Massimo che tutti abbiamo cantato. E allora nel 1952, il 7 febbraio, 65 anni fa, nasceva appunto Blasco, o Comandante che dir si voglia, con i suoi due soprannomi più popolari. Insomma, ormai rappresenta la storia del rock italiano. E su Vasco naturalmente girano anche storie, leggende, racconti, tra le tante che sono emersi in questi giorni c'è la storia di una delle sue prime auto, con i primi guadagni, anzi con i guadagni del secondo album, e riuscì a comprarsi un'auto. Quest'auto stava attenzione con queste foto, che sono foto che ci vuole uno certo stomaco, perché la Fiat Ritmo, insomma, veramente ormai rappresenta la preistoria. Ebbene, lui appunto si comprò una Fiat Ritmo 65 CL grigio jet. Nel 1979 costò 5 milioni e 320 mila lire, con i guadagni del suo secondo album Non siamo mica gli americani, che conteneva tra l'altro Alba Chiara. Ebbene, quest'auto stava per essere, giustamente dopo tanti anni, demolita, ma un meccanico di Sassuolo l'ha intercettata, si chiama Massimo Turrini, quindi l'ha salvata dalla rottamazione. Ovviamente non è questa è solo per ricordarci la Ritmo dell'epoca, in realtà è un'auto che nessuno ha ancora visto, perché adesso questo meccanico di Sassuolo la sta sistemando, la sta mettendo a posto, e poi la presenterà con questo restyling magari nello stile di Vasco Rossi. Chi lo sa, era rimasta abbandonata per 20 anni quest'auto. Vedremo un po' naturalmente come verrà recuperata. E allora, questo uno dei compleanni che abbiamo voluto ricordare oggi, questo martedì 7 febbraio, i santi del giorno: San Teodoro, San Riccardo, Sant'Egidio, Maria di San Giuseppe. Un altro compleanno che si ricorda, di un personaggio decisamente meno contemporaneo, ma insomma altrettanto famoso anche se in altro ambito. Stiamo parlando di una grande della letteratura internazionale, Charles Dickens, che nacque nel 1812. Prima di passare ad alcuni appuntamenti che saranno naturalmente presenti a Cremona e dintorni nelle prossime ore, in particolare questa sera, diamo invece subito un'occhiata a quella che è la programmazione di Cremona 1, perché questa sera torna l'appuntamento con la Città della Musica, e per noi c'è Federica Priori che ci presenta i contenuti di questa nuova puntata. Federica, buongiorno. Rieccoci Giovanni, buongiorno, un saluto anche a tutti voi che ci state seguendo. E sì, come ogni martedì l'appuntamento è con la musica. Questa sera abbiamo deciso anche di fare un revival, come ormai non accadeva da qualche stagione, perché noi cerchiamo sempre, insomma, di variare per divertire e offrire un panorama, uno spaccato del panorama musicale diverso al nostro pubblico. Invece questa sera un revival, siamo tornati con quella che era stata la nostra prima stagione delle Città della Musica, cioè cori e orchestre, in questo caso un ensemble vocale, dove non eravamo ancora andati, insomma, a incontrare. E siamo nella chiesa di Sant'Ummo Bono, quindi anche una cornice molto particolare della città. Perché? Perché proprio in quella chiesa l'ensemble vocale Il Continuo, diretto dal maestro Isidoro Gusberti, nel 1978 tenne il primo concerto in un'occasione di un compleanno speciale, era il 300° compleanno di Antonio Vivaldi. Il loro nome deriva dal basso continuo, un elemento su cui si basava l'accompagnamento musicale nel periodo barocco. E vedete, il maestro Isidoro Gusberti è attivista
attivissimo in città da diversi anni, anche come organista proprio nella chiesa di Sant'Omobono, e si è esibito nel tempo anche con l'ensemble invece strumentale del figlio, Gioele Gusberti. Quindi insomma hanno davvero fatto moltissimo insieme. Per la puntata hanno eseguito dal vivo alcuni brani, cioè è stato un omaggio a Claudio Monteverdi, invece uno che a me piace in particolare ed è quello che vi proponiamo, di Adriano Banchieri. Qui siamo per dargli letto, noi essendo lo spagnolo letto. Noi che siamo per dargli letto, noi essendo lo spagnolo letto. Tutti i giovani innamorati, sulla gamba di stigarbati. Tutti i giovani innamorati, sulla gamba di stigarbati. Fatti in su, fatti in giù, ben trovati cucuro. Ben trovati qualcuno, ben amore con l'arte strade, nel tuo passo la porterà, ben amore con l'arte strade, nel tuo passo la porterà, e la venere in compagnia, e ti segui su monarchia, e la venere in compagnia, e ti segui su monarchia, fatti là. Ah, insomma, che bella atmosfera, assolutamente, assolutamente molto atmosfera e coinvolgente. Bene, quindi l'appuntamento è alle 20.30 con le Città della Musica e replica poi anche nei prossimi giorni. Tutti i dettagli li trovate come sempre sulla pagina Facebook del programma. Grazie Federica, grazie buon lavoro. Buon proseguimento. Grazie a Federica Priori, naturalmente per la nostra programmazione. Vi ricordo che dopo le Città della Musica tornerà questa sera l'appuntamento per tutti gli amanti del basket, Basket & Co, a partire dalle 21. Ospite tra gli altri Raffaele Gaspardo, ala della Vanoli, e tra l'altro si parlerà anche della sconfitta della Juve, pensate, una sconfitta dopo ben 53 vittorie consecutive, e di questo alle 21 nell'ambito della nostra programmazione. Torniamo alla musica perché tra poco ci collegheremo niente di meno che con Busseto, insomma naturalmente tutti pensiamo a Giuseppe Verdi, e infatti parleremo anche di questo, ma non solo, ma anche del museo dedicato alla grandissima Renata Tebaldi, pensate, una delle poche italiane che può vantare la stella sulla famosa passeggiata Walk of Fame. E quindi c'è questo museo che abbiamo già imparato a conoscere attraverso proprio la nostra trasmissione Le Città della Musica, ma tra poco ci collegheremo in diretta con il museo dedicato a Renata Tebaldi e quindi a Busseto. Anzi, mi dicono che siamo già pronti? Ah, che bello! E allora siamo pronti per collegarci proprio con le scuderie di Villa Pallavicino a Busseto, dove c'è Roberto Codazzi che oggi ci aiuta a conoscere meglio alcuni degli eventi che si stanno svolgendo proprio in questo luogo che vediamo splendido. Roberto, a te la linea. Sì, Giovanni, buongiorno, bentrovati. Giuro che non sono in Toscana, sono a Busseto, anche se potrebbe sembrare, perché alle mie spalle vedete una meravigliosa villa cinquecentesca, il clima anche oggi è bellissimo, una splendida giornata di sole. Siamo a Villa Pallavicino, questo è stato un teatro di eventi storici importantissimi. Qui Carlo V ha incontrato il Papa Paolo III nel 1543. Questa era la villa di campagna dei Pallavicino, signori di Cremona ma anche di Busseto, che però scelsero Busseto come sede del loro stato. E qui c'è stata una continua osmosi tra Cremona e Busseto, non a caso Giuseppe Verdi, perché questa villa ospita il museo a lui dedicato, ebbe come maestri Ferdinando Provesi, che era organista a Cremona in Sant'Agostino, l'abate Seletti, che insegnava umanistica a Cremona, per cui è per quello che tra Cremona e Busseto per diversi secoli ci sono stati degli scambi culturali. Oggi, come dicevo, siamo qui a testimoniare la chiusura della bellissima mostra del pittore cremonese Virginio Lini, che è ospitata nelle scuderie che poi vedremo, e racconteremo il museo Renata Tebaldi, che ha sede qui dal 2014. Tra l'altro ci sono delle coincidenze importanti, perché l'11 marzo ricorre il 150esimo della prima del Don Carlos a Parigi, e la mostra di Lini è dedicata proprio al Don Carlos, e ricorre il 150esimo della nascita di Arturo Toscanini,
di cui Renata Tebaldi fu la cantante privilegiata, fu lui a coniare il famoso epiteto di voce d'angelo, e lei inaugurò nel 1946 la Scala restaurata sotto la direzione di Toscanini, per cui tanti eventi da raccontare che poi durante la trasmissione vi faremo vedere. Attendiamo con ansia, grazie Roberto, grazie, a più tardi allora. Salutiamo Roberto Codazzi, collegato con noi appunto da Busseto, da Villa Pallavicino, e poi ci racconterà di questi due eventi che appunto contraddistinguono ancora una volta questa località in provincia di Parma. Ma torniamo invece a Cremona, dove questa sera arriverà al Teatro Ponchielli Neri Marco Re, Fabrizio De André, Pierpaolo Pasolini e naturalmente altri personaggi nello spettacolo intitolato Quello che non ho, di e con Neri Marco Re, in scena questa sera e domani alle 20:30 al Teatro Ponchielli nell'ambito della stagione di prosa. E quindi ancora una volta la possibilità, naturalmente con due personaggi del calibro di De André e di Pasolini, di calarci in una sorta di viaggio che sicuramente sfiora l'impegno civile. Altro genere di appuntamento sempre questa sera nell'ambito della settima edizione della Cremona Piano Forum, dedicata allo spirito francese, Esprit Français. Questa sera alle 21 al Teatro Filo prosegue la rassegna curata da Alberto Baldrighi, alla piano Chiara Rizza e Marco Cau, con musiche tra le altre di Debussy e di Ravel. Bene, bene, bene. A questo punto io vi ricordo, a proposito di musica, ma non c'è bisogno di ricordarlo, che insomma c'è grande attesa perché questa sera parte la nuova edizione del Festival di Sanremo, e tra i tanti nostri collegamenti tra poco ci collegheremo proprio anche con Luca Guarnieri, che si trova a Sanremo, per avere così qualche notizia dell'ultima ora relativa al festival che partirà questa sera, a cominciare appunto dalle notizie che riguardano gli 11 big o presunti tali che si esibiranno questa sera sul palco del Teatro Ariston. Nel corso della nostra trasmissione avremo poi modo di parlare anche della nuova edizione del Carnevale Cremasco, che torna anche quest'anno puntuale. Parleremo poi della festa di San Valentino, annunciata una grande manifestazione a Castellarquato, ma a questo punto, se mi posso spostare, direi di introdurre il primo ospite, anzi l'ospite che insomma ci sta già attendendo comoda, mi auguro, sul nostro divano. Buongiorno a Daniela Corti. Buongiorno. Che ci consente di affrontare un tema che riguarda molto da vicino l'organizzazione di eventi e, se vogliamo, in particolare di matrimoni. Parliamo infatti di Madreperla Wedding and Event Planning, un'azienda di Cremona che appunto è di cui Daniela Corti è titolare e che organizza grandi eventi. Tra i tanti anche un evento che recentemente si è svolto a Roma, credo, no? Uno dei luoghi, degli hotel più importanti della capitale. La prima edizione di cosa? Degli Italian Wedding Awards, che hanno raggruppato tutte le categorie del mondo del wedding, mettendole in competizione, tra virgolette, e facendole votare dai clienti, diciamo da tutti quelli che hanno usufruito dei servizi dei fornitori del mondo del wedding. Ecco, vediamo anche, abbiamo delle immagini votazioni riferite a questa iniziativa che appunto si è svolta qualche settimana fa a Roma. Ecco, il mondo del wedding è proprio grazie a Daniela Corti che tentiamo di così inoltrarci in questo mondo, che appunto ha avuto il suo momento così importante con questa prima manifestazione organizzata proprio da Daniela Corti e anche da Camelia Lambru. Una mia collega di Roma. Facciamo partire le immagini. Ecco, questo mondo del wedding è cresciuto molto in questi ultimi anni. Sì, è cresciuto molto, c'è veramente tanta competizione, diciamo che la professionalità a questo punto fa la differenza. Ecco, e diciamo gli obiettivi sono legati all'organizzazione di matrimoni in grande stile, oppure ci si differenzia in questo mercato in base a quali parametri? La differenza, ovviamente, come in tutte le cose, la fa il budget, quindi è chiaro che avendo a disposizione budget molto elevati si riesce a creare ovviamente matrimoni d'eccellenza.
non è detto che comunque anche con budget più ridotti, e qui non a caso il wedding planner può essere una chiave fondamentale per farlo, si riesca ad ottenere comunque un buonissimo risultato senza spendere comunque cifre astronomiche. Ecco, naturalmente questo è importante. Deve essere un po' alla portata di tutti, sì. Ecco, ma chi si affida al wedding planner? Si affidano le persone che lavorando non hanno il tempo di seguire uno per uno tutti i fornitori che poi sono legati a quel giorno, quindi dal fiorista al cake designer, al musicista, al fotografo, al videografo. Il wedding planner è il punto di riferimento di tutti questi fornitori. In questo modo gli sposi hanno soltanto una figura a cui si devono riferire e con cui si devono confrontare. Torniamo a questa manifestazione romana dove appunto c'è stata questa sorta di gara, quindi c'è stata una giuria che ha poi valutato i vari settori. Una giuria quindi internazionale. Settori che riguardano per esempio i fiori, la musica, no? Esatto. Sì? Tutte le categorie hanno avuto il loro giudice, un giudice anche di un certo prestigio, perché soltanto per la categoria dei fiori, degli abiti da sposa, mi scusi, e del Destination Wedding è stata presente Renée Strauss, arrivata da Beverly Hills, quindi è una star internazionale che molto volentieri si è unita a questo progetto, avendo creduto comunque nella fattibilità e nell'importanza, quindi diciamo che una grossa mano ci è stata data anche dalla sua presenza, oltre che da quella di tutti gli altri giudici, non da poco anche Gilbert Hadda da Dubai, Jules Bauer dall'Inghilterra. Abbiamo avuto veramente un parterre di giudici d'eccellenza. Beh, insomma, complimenti, perché mi sembra una manifestazione che d'altra parte, ha come diciamo, successo. E beh, certo, prima edizione, quindi visto che questo mercato è cresciuto, era giusto anche mettere, come dire, a confronto, no, le proposte. Ecco, su, diciamo, con un budget medio, la classica coppia su cosa punta soprattutto? Cioè qual è, diciamo, l'elemento che in un matrimonio organizzato con determinati criteri sicuramente non può mancare? Non può mancare sicuramente la location e di conseguenza, ecco, di conseguenza il cibo. Soprattutto in Italia il cibo è sul è cibo una parte, non si transige, non insomma. Non mi fate fare una brutta figura sul cibo. Sì. Perché poi, effettivamente poi anche gli invitati si aspettano, esatto, molto. No? Si aspettano molto cibo, quindi anche la wedding cake per quanto riguarda le foto, perché comunque la foto con la torta è quella, certo, che rimane per sempre. E comunque anche un buon video, che comunque anche quello è il ricordo che ti rimarrà per tutta la vita. Ecco, ma chi si occupa di wedding planner come lei, che caratteristiche deve avere? Lo dico io, soprattutto la pazienza. Bravissimo. L'ho indovinato? Perfettamente, la perché pazienza. Perché a volte bisogna avere veramente, insomma, veramente sopportare pazienza, sì, veramente tutte pazienza. Le richieste. Diciamo che poi comunque è vero che durante, sì, c'è la pazienza, ma alla fine hai la soddisfazione, certo, comunque la soddisfazione è impagabile. E oltre a questo, comunque, vabbè, ovviamente il sapersi organizzare, l'organizzazione un po' anche mentale, che deve contraddistinguerti, perché le cose da mettere insieme sono parecchie. Diciamo che le coppie, presumo forse in particolare le spose, ma non so, non voglio fare discriminazioni, affrontano questo periodo magari con una certa tensione, per non dire un certo nervosismo, quindi a volte, presumo, possono magari reagire in maniera un po' incontrollata di fronte a certi magari imprevisti, insomma, quindi ecco, bisogna gestire. Diciamo che gli imprevisti, bene o male, non devono non mai arrivare. Uno, non ci devono essere, e due, non devono comunque mai arrivare agli sposi, anche se ci sono, certo, comunque non gli devono arrivare. No. Quindi il compito del wedding planner è effettivamente farsene carico. Fare un po' da materasso. Esatto, filtro rispetto certo, a tutto. Certo, beh, indubbiamente, anche se poi magari le sarà capitato qualche momento, insomma, di tensione? Qualche momento di tensione. C'è un aneddoto in particolare? No, ma no. Effettivamente sì, magari un aneddoto in particolare rispetto a un matrimonio tra gli ultimi che ho fatto a Mykonos, dove veramente avevo tempi strettissimi ed ero effettivamente sola a Mykonos, quindi veramente di non essere riuscita a cambiarmi, proprio fisicamente non potevo tra la chiesa e la location. Certo. Cambiarmi, quindi eravate in tuta? No, scherzo. No, ero veramente così, in pantaloncini, quindi mi sono cambiata nella piazza. Tanto non so se abbiamo le immagini di Mykonos o ricordo male. Riusciamo a farle partire magari le immagini che sono riferite a questo matrimonio che ha organizzato a Mykonos, sì, quindi a insomma settembre. Una location veramente splendida. Sì, è questo. Sì, è stato veramente un bel matrimonio e anche una sfida comunque, perché a Mykonos in periodo di alta stagione è stato particolarmente
Ah, quindi anche in alta stagione? Anche in alta stagione, quindi con tutte le difficoltà del caso. Quindi tutti i turisti da gestire, ecco. Ma poi vi siete finiti in spiaggia, no? Alla fine sì, è finito in spiaggia. Ah sì, ecco, quindi bagno alla degli sposi. Fine, sì. Allora hanno fatto sì le foto con l'abito proprio, quindi gli abiti degli sposi sono stati bagnati nel... Tra l'altro prima, nelle foto che abbiamo visto prima, invece dove possiamo tornare, abbiamo visto anche queste tavole sontuose, insomma, veramente realizzate con grandissima cura e un impegno notevole. Ecco. Sì. Anche questo è un altro aspetto. Questo è un altro matrimonio, sì, realizzato in Toscana, questo invece no, qua siamo a Cremona. Qui siamo a Cremona. Sì. Ecco, Villa Zaccaria. Volevo chiedere, ecco, ma le location più gettonate a Cremona, si può dire, quali sono? Questo invece è Mykonos, era proprio sul mare, come si può vedere. Bellissimo. Questo è Mykonos. E le location a Cremona, sì, più gettonate, sì, direi Villa Zaccaria e sì, c'è anche Rele Convento, Villa Calciati, diciamo queste tre più o meno. Ecco. È nata da poco Villa Belussi. Quindi, io insomma, opero un pochino più al di fuori, quindi... quindi spazio da Mykonos all'infinito. Un po' per l'Italia e effettivamente il mio progetto è quello veramente di lavorare un po' solo all'estero. Ah, ok. Mm. E quindi all'estero già ha individuato, diciamo, alcune location che sono particolarmente, voglio dire, desiderate o desiderabili? Io adesso ho un progetto su Dubai. Dubai, addirittura? Miami, sì. Ho un progetto, un piccolissimo matrimonio a Miami a settembre. E poi il mio sogno comunque rimane Dubai. Perfetto. Quanto tempo prima occorre pianificare un matrimonio, voglio dire, di un certo livello? Cioè, ovviamente presumo che tutti questi preparativi, questa organizzazione richieda, insomma, un certo tempo anche per non metterla poi troppo in difficoltà. Ecco, sì, che consiglio possiamo dare? In realtà il consiglio che si dà è quello di prendersi un po' per tempo, soprattutto per quanto riguarda la location, certo. Almeno un anno prima, un anno e mezzo, perché ci sono comunque date di settembre e giugno che sono ovviamente sempre quelle le più gettonate, quindi quelle sono... bene o male non si possono moltiplicare, quindi prendersi con un attimo di anticipo. Detto questo, alla fine il lavoro più grosso viene sempre fatto proprio verso gli ultimi tre mesi. Il problema più grosso è la prenotazione della chiesa e la prenotazione della location, che va fatto tempo prima. Certo. E voglio dire, per quanto riguarda invece l'abito, di cui prima abbiamo visto così qualche modello, naturalmente anche sull'abito c'è grandissima attenzione, soprattutto ovviamente da parte della sposa. Ci sono alcune tendenze particolari? Ma adesso come adesso si sta cercando di ritornare un po' allo stile più sobrio, un po' più sobrio. C'è stato un periodo del rosso, c'è stato anche un periodo del nero, ci sono stati vari periodi. È anche vero che al giorno d'oggi è un po' tutto possibile e un po' tutto fattibile. Quindi va veramente ai gusti e alla discrezione. Ha preso, diciamo, sempre maggiore importanza anche l'abito dell'uomo, che una volta veniva un po' tralasciato. Esatto. Adesso invece si cura di più. Gli uomini si curano veramente molto, curano veramente il dettaglio, la tendenza. Sì, 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 assolutamente. E le suocere mettono sempre il becco? Allora, devo dire no. Non mi è mai capitato di avere... Vengono tenute un po' a distanza. Poco, sì, magari le mamme sì, però devo dire poco. Sono abbastanza autonomi gli sposi in questo senso, almeno per quella che è la mia esperienza. Un dato, come dire, sociologico. Ma anche perché comunque i matrimoni sono più, diciamo, non sono più dei ventenni, sono più dei trentenni, se non addirittura dei quarantenni. Certo, quindi è più difficile più che le mamme possano mettere il becco quando ci sono sposi di fronte a un 35, 40 un minimo anni, di... un po', sì, magari accompagnano, certo. Però non è mai una cosa invasiva. Chiaro, chiaro, assolutamente. Ho da sottolineare che naturalmente, nonostante per chi può il matrimonio sontuoso, poi insomma sono in aumento i divorzi, adesso non è che... e quindi perché non trasformare anche il divorzio in un'occasione di festa? Ah, questo me lo chiedono in tantissimi. Ah, veramente? Sì, no, perché c'è proprio una notizia, pubblicata sì. Sabato sulla Stampa. Guardate, questa è la pagina, non so Francesco se riusciamo
a farla vedere, eccola qua. Allora, finché divorzio non ci separi, se il dolore diventa una festa. Nel Regno Unito scoppia la moda di celebrare l'addio al matrimonio. Una 34enne londinese dice: stavo molto male, volevo sentirmi meno sola. E quindi, per dire addio alla vecchia vita, ha fatto un vestito rosso, torta a tre piani, 150 invitati, festa con danze e canti scozzesi, gli stessi intonati in un giorno indimenticabile, il suo matrimonio di 2 anni prima. E quindi, voglio dire, vede che poi si allarga il mercato. Esatto, esatto, ma è un'ipotesi comunque da tenere in considerazione, ecco. Non neanche molto remota. Ecco, perfetto. Perché comunque un evento, quindi che sia un evento di compleanno, che sia di divorzio, che sia di matrimonio, alla fine è un evento. Quindi... certo. La richiesta ovviamente potrebbe arrivare. Potrebbe arrivare, ma la musica, o meglio, e questo mi fa piacere sottolinearlo, ammesso che sia così, è ancora presente la necessità di ballare alle feste? Perché alla fine, volte sono un po' ingessati, no? Il dopo cena c'è sempre. C'è sempre, quindi dopo cena proprio... è veramente raro che non ci sia. Oh, quindi bene, dopo cena piacere. Con i ball, magari è ingessata, un po' più classica, un po' più formale la cena, però... Però poi si scatena, è no? Difficile che si rinunci a dopo cena e quindi con ballo... e quant'altro, insomma, DJ. Insomma, un mondo veramente tutto da scoprire, che può riservare anche grandi sorprese e anche grandi soddisfazioni per chi se ne occupa, come Daniela Accorti di Madreperla Wedding and Event Planning di Cremona. Grazie signora Accorti, complimenti. Grazie a lei. Grazie, buon lavoro allora. Bene, ci fermiamo per qualche istante, ci vediamo fra poco con altri ospiti. Eccoci di nuovo insieme, sono le 12:30 minuti di questo martedì 7 febbraio, siamo pronti per un altro collegamento con Busseto e con le scuderie di Villa Pallavicino, dove vedo già collegato Roberto Codazzi per raccontarci ancora una volta di un evento che coinvolge Virginiolini. A te Roberto. Sì, ciao Giovanni, noi come si dice in gergo giornalistico siamo sul pezzo, perché... Nel marzo del 1867 Giuseppe Verdi rappresenta all'Opera di Parigi il suo Don Carlos, per cui ricorrono tra poche settimane i 150 anni da questo evento molto importante che segna il periodo della grande maturità del Cigno di Busseto, ma anche i suoi grandi successi internazionali, dopo i successi italiani alla Scala e nei grandi teatri italiani. Lui chiamava questo teatro la Grande Boutique, per cui realizza un melodramma straordinariamente impegnativo in 5 atti con un'articolazione scenica incredibile, e Virginiolini l'ha voluto raccontare in 28 quadri di grandi dimensioni, raccontando proprio tutta la serie di dinamiche e di rapporti psicologici che Verdi è riuscito a trarre in musica da questo testo di Schiller. I cremonesi e gli appassionati ne possono approfittare perché sono gli ultimi giorni di questa mostra, che è aperta dal 1 ottobre, ma è proprio l'artista che ci racconta come è nata questa idea e come si è sviluppata. Maestro Lini. Sì, l'idea è nata 13 anni fa, cercando di portare in arte quello che era l'opera lirica. La difficoltà era di avere dei protagonisti che poi si ripetessero nei vari riquadri e raccontare poi le scene che venivano prodotte nell'opera. Qui sono 28 tele che raccontano praticamente un quarto d'ora di opera lirica, di cantato, dove là il cantato e l'opera e il dramma che si svolge lo si vede molto nettamente nei teatri, invece qui ha bisogno di un certo supporto. Il supporto che io gli ho dato sono le varie opere, prendendo dalle varie opere dal Rinascimento fino ad oggi, personaggi che raccontassero la simbologia di quel momento, ecco, che quindi la drammaticità che avveniva in quel momento. È stata una grande difficoltà, però penso di averla superato abbastanza bene. Il verde è un colore che assomiglia al bianco e nero della fotografia, è ancora più, un'espressione ancora più forte, perché
il verde riflette la luce, mentre il bianco e nero l'assorbe, quindi riesce a coinvolgere di più lo spettatore, ecco, questo era il senso. Ecco, la cosa singolare che poi è la cifra stilistica di Lini, e l'abbiamo visto anche nella sua grande tela di 50 metri che raccontava tutte le opere di Verdi allestita lo scorso anno in Santa Maria della Pietà a Cremona, è che assieme ai personaggi reali lui tende a rappresentare grandi artisti della scena lirica contemporanea. Per esempio possiamo seguire qua lo sviluppo della mostra, qui vediamo Placido Domingo e poi ancora Luciano Pavarotti, Leonucci, e arriviamo fino a questa tela che rappresenta un grande direttore che è tornato proprio nei giorni scorsi a dirigere alla Scala dopo alcuni anni di assenza. Sì, è Muti, ed è il suonatore di Cana di Veronese, dove Veronese aveva ritratto il Tiziano Veceglio, il Tintoretto, e si era fatto l'autoritratto. Nell'autoritratto io ho tolto il volto di Veronese e ho messo quello di Muti. Questo per dare una contemporaneità anche all'arte, cioè a tutto il complesso, ecco, dell'opera. Ecco Giovanni, se mi permetti, per chiudere, possiamo dire che Lini adesso sta preparando un'altra grande impresa artistica di quelle a cui ci ha ormai abituato, perché sta raffigurando in una tela di grandi dimensioni la Messa da Requiem, che è per certi versi la 27esima opera di Giuseppe Verdi. Quando vedrà la luce questo suo progetto e dove? Dovrebbe essere terminata a settembre, circa settembre di quest'anno, ecco, un anno e mezzo di lavoro, 8,40 m per 3 metri, un lavoro abbastanza complesso, forse più complesso di questi, ecco, perché qui c'era una trama, che era quella del racconto dell'opera, mentre là invece era tutto da raccontare. E poi ho scelto anche delle opere molto impegnative, Michelangelo Buonarroti con Il giudizio universale e Luca Signorelli con le opere che ha fatto nel Duomo di Orvieto, la Resurrezione, eccetera. E racconta, diciamo, la fine dei tempi, la morte che arriva, e quindi lì si svolge tutto un racconto che poi dopo andrà, lo espleterò quando ci sarà l'inaugurazione, ecco. Quindi anche una cosa anche moderna, ecco, modernizzando quello che era il Rinascimento di allora. Bene Giovanni, in attesa di vedere quest'opera di Lini, io ti restituisco la linea e ci vediamo più tardi all'interno del Museo Renata Tebaldi. Grande, grazie a Virginio Lini, naturalmente grazie anche al nostro Roberto Codazzi che ci ha dato anche questa, appunto, notizia, l'impegno di Lini per una nuova opera che sarà pronta da settembre. A questo punto da Busseto noi andiamo a Crema, perché anche quest'anno torna un appuntamento immancabile, quello con il Carnevale di Crema, che è uno dei più noti e apprezzati di tutta la Lombardia, anzi forse credo il più grande di tutta la Lombardia, e quindi insomma è bene anche sottolinearlo. E anche quest'anno abbiamo modo di presentarlo, vedete le date: il 12 febbraio non ci saranno ancora i carri, che scenderanno invece in strada il 19, il 26 febbraio e poi anche il 5 marzo. Dietro al Carnevale di Crema ci sono tanti volontari, decine di volontari che hanno lavorato in maniera febbrile in questi mesi per realizzare i carri che poi esordiranno appunto il 19 febbraio. Ne parliamo con la voce storica del Carnevale, Marco Gipponi, buongiorno, bentornato. Buongiorno, e accanto voi, a lui abbiamo Viola Terenziano che, buongiorno, insomma, negli abiti tradizionali del personaggio del Carnevale cremasco. E allora Marco Gipponi, anche quest'anno grandissimo impegno per arrivare puntuali all'appuntamento con la sfilata e con l'organizzazione di una manifestazione comunque molto complessa. È abbastanza complessa, però dirò che ci sono tanti volontari e soprattutto anche donne volontarie che si sta lavorando da settembre, pensate, fino al giorno prima di entrare proprio in merito alla sfilata, grandiosa anche quest'anno, e tantissimi grazie a tutti i nostri volontari, ai tre gruppi, al presidente Eugenio Pisati, ai tre gruppi che abbiamo, i Barabet, i Pantelù e gli Amici, per cui questi tre gruppi
abbiamo questi volontari che lavorano da settembre, come dicevo, con tanta gioia di poterlo fare. Altre cose che vorrei dire sono... Beh, naturalmente volontari, però attenzione, perché non è facile realizzare, quindi ci vogliono poi artigiani, elettricisti, carpentieri, falegnami, pittori che si mettono insieme e poi... Ma ci vogliono poi anche delle risorse. Esatto. Un po' da tutto, ma tutto insieme andiamo avanti. Perché ok l'impegno, però insomma poi ci vuole anche... Le risorse finanziarie che sostengono, esatto, questa manifestazione. Sì, no? Ecco, vorrei ringraziare appunto, come dicevi tu, i nostri sponsor che anche quest'anno ci hanno aiutato molto bene, e sono fiero di essere uno dei promotori che va a raccogliere anche la pubblicità. Vorrei ringraziare anche la Mediolanum, che venerdì scorso, il 3, siamo stati al Teatro San Domenico di Crema, appunto con l'orchestra dei Fiati, il Trillo, e ci ha sponsorizzato proprio la serata, e un grazie particolare anche alla Mediolanum. E quella di venerdì scorso, diciamo, è stato il primo segno del Carnevale di quest'anno, con questo concerto appunto al Teatro San Domenico, che ha dato un po' il via a tutta la manifestazione con il sindaco, insomma, esatto. Era bene sottolineare anche in maniera ufficiale l'avvio di questa 31esima edizione, che però ufficialmente poi con le prime maschere partirà domenica, 12 febbraio, quindi domenica prossima. Sì, esatto, 12 febbraio, senza i carri ovviamente, come dicevi tu, e andremo con la sfilata fino in Piazza Garibaldi, partendo dalle porte Umbriano, ovviamente con i gruppi che abbiamo invitato per fare un po' di casino, chiamiamolo così, in Crema, appunto per dare sfogo e a pubblicizzare le tre domeniche che verranno dopo con i carri, che sono fantastici, e quest'anno abbiamo preparato anche due carri e una cosa molto bella che non vi dico, per i bambini, perché i bambini, al carnevale dei bambini, non solo degli adulti, ma soprattutto infatti, noi quello. Curiamo quello. Eh beh, certo, naturalmente una grandissima festa per i bambini. Quanti saranno i carri? I carri sono sei, poi ci saranno i gruppi che verranno da fuori, anche qui bisogna stare stretti, perché ci hanno detto non ditelo che veniamo, perché vogliamo fare una sorpresa a chi viene appunto a vedere, per cui stiamo schisci, come diciamo. Diciamo che i temi che possono avervi ispirato non sono mancati, anche perché immagino che rappresentare, non so, l'acconciatura di Trump, per esempio, in un carro potrebbe essere, come dire, molto divertente. Non so se siete riusciti a fare Trump, e comunque se anche fosse, non, poi in questo caso non ce lo dite, visto che non volete svelare le sorprese. Esatto. Però insomma i temi appunto legati all'attualità non mancano, e credo che appunto anche l'attualità in qualche modo compaia, o sbaglio? Sì, qualcosa. Come vi ispirate? Qualcosa c'è, vabbè, ci sono i gruppi che hanno ideato i loro carri, però sai, i loro temi sono un po' particolari, per cui io non voglio dire niente. Assolutamente, anche perché... da vedere. Ecco, dicevamo, il carnevale più importante della Lombardia? Sì, esatto, il carnevale più grande e più importante della Lombardia, e dirò che anche intorno a tutto questo noi andiamo anche nelle scuole, se mi permetti, sì, con i burattini. Quest'anno abbiamo 20 spettacoli di burattini, siamo andati anche con la cartapesta proprio nelle scuole a far vedere e a fare proprio le maschere, e poi le abbiamo lasciate ai bambini appunto per un ricordo, e facciamo anche tutto questo all'interno del nostro carnevale, tutto gratuito, sottolineo, tutto gratuitamente, per cui anche per noi è sempre una soddisfazione fare questo, perché teniamo la nostra città e soprattutto teniamo a tutto il nostro gruppo, che anche quest'anno ha dato il meglio di se stesso, per cui grazie ancora una volta a tutti noi volontari che lavoriamo per questo. Oh, e veniamo adesso a Viola Terenziano, che appunto indossa gli abiti della maschera, però mi dovete aiutare voi, perché io non sono della zona, quindi... Allora, posso aiutarti io? Allora, Terenziano indossa appunto il vestito, la maschera, che c'è stato un concorso nel 1955, portato avanti in città, dove l'ha vinto Cecchino Risari, e poi nell'85 ripreso appunto dal nostro comitato Carnevale Cremasco. Allora, come vedete, c'è la coccarda, il foulard, il bianco-rosso è i colori della città di Crema, poi il cappellaccio, abbiamo gli zoccoli di una volta, vedete anche le calze, poi c'è il bastone che si chiama la gianetta in dialetto,
E poi un particolare molto importante, vedete, i guanti bianchi. Perché? Perché il gadget col souquet è il contadino che veniva a Crema durante il mercato appunto a vendere i prodotti tipici della nostra, del nostro circondario. Certo. Il pate d'oca, le luganiche, i salami, le uova e quant'altro c'è, il salva con le tighe e tutto questo è appunto, sono i prodotti della nostra tipica, tipica campagna. Poi, dicevo, i guanti bianchi, tanti non lo sanno perché. Perché faceva il contadino ovviamente e venendo al mercato di Crema, ovviamente con le mani tutte callose, per nascondere appunto i calli e far vedere, esatto, niente, si è inventato, non era mica stupido, si era inventato appunto di mettere i guanti bianchi, bella figura, molto molto tocco nobiliare, noblesse oblige, molto pratico soprattutto, per cui ecco è una cosa fantastica e noi l'ha vinto proprio lui creando tutto questo. Ed è al gadget col souquet. Esatto, il contadino parato anch'io della campagna. Bravo. Naturalmente poi c'è stata la famosa polemica con le oche, non si possono portare gli animali vivi e quindi le oche poi sono state sostituite da questa versione, anche questa in cartapesta, presumo. Sì, esatto, come vedete. Anche, eccola qua. Esatto. E beh, è meglio così, insomma, tutto sommato. D'altra parte, per tanti anni erano presenti, esatto, diciamo, e noi rispettiamo di persona personalmente, come esatto, direbbe qualcuno, invece esatto, adesso sono state sostituite. E allora, Terenziano, ma lei indossa gli abiti tutto l'anno, no, tutti gli anni in occasione. Io, se mi permette, prima cosa voglio salutare i miei gadget colleghi che sono a casa e anche una ragazzina che è la nostra Bettina, una ragazza giovane che studia, però è per noi una bella promessa. E dopo abbiamo anche un bambino che per noi, meno io, vedo il nostro futuro in quei due ragazzi lì. E questi abiti li indossiamo per queste manifestazioni, ma io a casa devo ringraziare anche la mia signora che stamattina a Sesure le in sua, parlo in dialetto, si è alzata a sistemarmi perché se non ci fosse lei. Certo. Ho cominciato nel 92, ah, ho fatto i primi due anni che facevo il fitaule con Gianni Paesetti, che è quello che ci ha fatto attualmente, ha 85 anni, ci ha fatto imparare, ma proprio trascinato dentro. Ma sa, nel febbraio del 92 tanti venivano trascinati dentro, però in altri ambiti. Però dico che è una cosa, ringrazio anche tutti, a partire anche con Marco, così, che mi supportano, perché io vado sempre là, come dicono loro, a lavorare mai, però a rompere le scatole tanto. Però ho capito anche da quest'anno che tutti mi vogliono bene, perché? È perché si vede che insomma è la sua figura, la sua persona, naturalmente anche il personaggio che interpreta, sono particolarmente apprezzati. E spero di continuare ancora per un po'. Beh, cioè, l'esperienza è tanta, quindi è giusto metterla a disposizione. Sono orgoglioso che da quando ho cominciato, sì, i miei figli, io ho tre figli, sì, e i miei figli posso dire che tutti hanno fatto con me il gadget. Col primo che ha fatto i primi due anni facevo il fitaulet, ma a partire dal secondo e anche tutti hanno fatto il gadget col papà. Insomma, una bella tradizione, sì, che è molto sentita in città, esatto, no? E esatto, quindi è giusto anche portarla avanti. Parla a te adesso. Allora, io voglio ricordare gli appuntamenti che naturalmente sono poi anche legati ad altri eventi, diciamo, collaterali, no? C'è per esempio un raduno nazionale dei camperisti. Esatto, e che abbiamo già in prenotazione 70 camper, per cui arrivare alle date 24, 25, 26 ne arriveranno, alloggeranno dove c'era l'Olivetti, sul parcheggio lì, e penso che arriveremo almeno a un centinaio anche di questi, per cui arrivano da tutta Italia proprio con entusiasmo. E d'altra parte, per un camperista, certo, una bella meta quella, sì, di dire andiamo. Esatto, poi visitano la città con i ragazzi dello Sraffa che fanno da ciceroni ai nostri appuntamenti, anche sui mercatini. Dobbiamo dire che quest'anno abbiamo invitato anche la Valnerina, sapete dove c'è stato il terremoto. Abbiamo invitato la Valnerina con i suoi prodotti e spero che raccolgano qualche fondo per
tirarli su anche per questa solidarietà che noi ci teniamo anche a questo, giustamente. Chiaro. E poi naturalmente tante iniziative legate ai più piccoli, l'Isola dei Bambini, il Truccabimbi, poi appunto mercatini, come dicevamo, tante bancarelle, insomma veramente un'occasione di grande festa, il tutto riunito, ricordato anche in questa pubblicazione che viene realizzata proprio per anche valorizzare, no, poi tutto il lavoro che c'è dietro e anche tutti gli sponsor che sostengono, esatto, l'iniziativa. Okay. Tra questi c'è anche il Comune? Sì, c'è anche il Comune che ringraziamo, sai. No, perché sai, anche lì no, in questi tempi i comuni ne hanno pochi di soldi. Quindi... No, d'accordo, però il Comune ovviamente devi sempre chiedere appunto l'appoggio e ce lo danno sempre come tutti gli anni, giustamente. Siamo orgogliosi di avere anche questi consiglieri che ci danno una mano per tante verifiche, sai, tante problematiche, certo, che magari non riusciamo noi, ma con l'aiuto loro. Oltre naturalmente all'appoggio poi logistico, esatto, la gestione, la chiusura delle vie, esatto, eccetera, insomma, fondamentale. Benissimo, allora questa domenica si inizia senza carri e poi il 19, 26 febbraio e 5 marzo per la 31esima edizione del Carnevale di Crema. Grazie e complimenti. Grazie, okay, grazie alla voce storica. Vi aspettiamo, mi raccomando. Grazie a Marco Gipponi, ciao, e a Terenziano Viola. Complimenti. Grazie a voi. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ci vediamo tra poco. Bene, 12:53 minuti, allora tutto pronto per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Questa sera i primi 11 big in gara, in ordine alfabetico: Albano, Alessio, Bernabei, Clementino, Elodie, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Lodovica Comello, Ron, Samuel e poi domani gli altri 11. Ma noi a questo punto siamo in grado di collegarci via Skype con Sanremo, dove vedo già Luca Guarneri di Startist. Ciao Luca, buongiorno, ciao, come va Giovanni, Sanremo? Buongiorno a voi, ci siamo, stasera si parte, prima serata del Festival di Sanremo, sono 5 le serate che, come dicevi, esattamente stasera sentiremo i primi 11 big, quindi inizieremo un po' a ascoltarli, a conoscere le canzoni, da domani invece partirà la gara dei giovani. Devo dirti che in realtà ci sono anche già degli ospiti nazionali e internazionali che arrivano stasera, primo tra tutti Tiziano Ferro, che è atteso qua all'Ariston, dove farà questo omaggio a Luigi Tenco e ancora farà un duetto con Carmen Consoli. Poi avremo tanti altri artisti, le Clan Bandit, avremo Raul Bova, Rossio, avremo Maurizio Crozza che sarà l'ospite in tutte le serate, l'ospite ovviamente comico, e la sicurezza ai massimi livelli. Ovviamente pensa che quest'anno sono state aggiunte 212 telecamere per tutto il comune di Sanremo e addirittura un drone che sorveglierà la città. E poi c'è un po' la polemica della giuria di qualità, perché la giuria quest'anno voterà, ma ci sono anche tanti nomi che non sono proprio adatti per una giuria di qualità. Tra questi Greta Menchi, una youtuber, Violante Placido, avremo Paolo Genovese e ancora Maria De Filippi. Tutti stiamo attendendo il suo arrivo, sono giorni di prove questi, fino a ieri sera hanno continuato fino alle 3 di notte. Maria De Filippi ha già detto che non farà gli scalini, vorrà fare un cambio al giorno e non 5, quindi attenzione. E poi ha dato a tutti i giornalisti dei portachiavi con Carlo Conti, che è sempre più scuro e pronto per salire sul palco dell'Ariston. Ecco, i bookmaker tifano Mannoia e la Comello invece è una star dei social. Tu che dici? Guarda, in sala stampa si fa il nome di Fiorella Mannoia. Tutta la sala stampa crede che Fiorella Mannoia possa essere una delle vincitrici, Michele Bravi, ma anche Rage e Giulia Luzzi. Però inizieremo ad ascoltare le canzoni, a conoscere anche i giovani, che i giovani li abbiamo già ascoltati con Sara Sanremo, ma inizieremo a conoscerli nel corso delle serate. Primi 11 stasera, 20:45, prima partirà Prima Festival con Tess Masazza e Federico Russo, poi la serata e poi il dopo festival su Rai 1, con invece un po' sempre la Jalapas Band, tutti i classici. Però devo darti anche una notizia, che noi sui social di Startist terremo un po' aggiornati ovviamente gli amici di Cremona 1, perché avremo tanti artisti di Startist qui al festival e abbiamo già intervistato il primo giovane. Vuoi sapere chi? Certo. Tommaso Pini che canterà questa canzone un po' sull'ansia, perché lui è un ansiogeno nato e quindi si sta preparando per salire sul palco dell'Ariston, e stasera proprio alle 18 l'intervista integrale a Tommaso Pini sarà sulla pagina Facebook di Startist. Bravo, bene, mi fa piacere. Hai visto? Vedo lì, intravedo a dir la verità, parecchia gente, ti o sbaglio? Ti faccio vedere un po', sì, guarda, qua c'è il teatro Ariston, ti faccio anche vedere il palco che è pronto davvero per stasera, perché Maria De Filippi è già arrivata, sta provando proprio in questo momento e stanno arrivando ovviamente i big che sono dentro l'Ariston.
E poi ti posso dare un'altra indiscrezione per quanto riguarda l'arrivo di Ricky Martin, perché pare che Ricky Martin sia già arrivato al festival, è già in albergo e si sta preparando, insomma, perché tra poco avrà le prove qui all'Arison, quindi arriva, ovviamente nessuno lo sa, avrà tutti dei passaggi segreti, però Ricky Martin è già nella Città dei Fiori, pronto per salire sul palco questa sera insieme a noi. Bene, bene, bene. Ok, Luca, giusto. Allora grazie per adesso, spero di rivederti grazie tra pochi minuti. Okay. Va bene, io intanto mi sposto, curioso un pochino, poi ci colleghiamo tra poco. Benissimo, grazie a Luca Guarneri. Ciao. Allora, collegato in diretta da Sanremo, ma noi cambiamo musica a questo punto e torniamo a collegarci con Busseto, con Roberto Codazzi, che invece si trova in un museo prestigioso per ricordare veramente una grandissima interprete come Renata Tebaldi. Roberto, a te la linea. Sì, Giovanni, noi con tutto il rispetto per Sanremo che stasera tutti guarderemo, ma qui si parla di altre voci, perché questa era voce d'angelo, a detta di Arturo Toscanini, che di voci se ne intendeva. Questa è veramente una bellissima raccolta di cimeli appartenuti tutti alla straordinaria soprano, che era nata a Pesaro, ma era di origini parmensi ed è sepolta non a caso nel cimitero di Langhirano, è morta nel 2004 e dal 2014 c'è questo bellissimo museo che è frutto dell'eredità dell'artista e il lascito alla sua governante Ernestina Viganò e ora si è costituita una fondazione. Qui ci troviamo in una sala molto interessante, molto singolare, che è un po' la casa viaggiante di quest'artista che girava il mondo e non rinunciava mai a portare con sé i suoi oggetti personali, naturalmente i suoi vestiti, vedete questi bellissimi, questi grandi bauli che le consentivano di portare un guardaroba sfarzoso, perché in questa dicotomia tra lei e la Callas, in questa grande rivalità, sembra che la Callas fosse quella mondana, quella glamour. In realtà anche la Tebaldi amava frequentare le migliori sartorie. Qui vedete per esempio di queste bellissime pochette, questi gioielli, questi cappelli firmati Balenciaga, questo bellissimo abito da sera, e le fotografie che vedete testimoniano, insomma, lei frequentava anche a New York, è stata l'artista più amata al Metropolitan negli anni 50 e 60, non a caso, come tu dicevi giustamente Giovanni all'inizio, è una dei pochissimi artisti lirici che hanno una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Questa era la sua scrivania, la sua lettera 22 con cui anche in viaggio mandava le lettere, il suo beauty personale, il porta spartiti in coccodrillo, gli spartiti personali, insomma è una sala che testimonia una grande artista, ma anche una donna che amava molto la moda e le mode e, come ti dicevo, questo la rende un personaggio assolutamente, in questo senso, glamour e di mondo, né più né meno come la sua eterna rivale Maria Callas. E se sei d'accordo, Giovanni, e ti restituisco la linea, ci vediamo poi nell'ultima sala, che è quella che raccoglie forse più scenografica gli abiti di scena preferiti dalla grande soprano. Ci sentiamo benissimo, più tardi. Benissimo, grazie Roberto Codazzi. Più tardi scopriremo dunque un altro angolo di questo museo che raccoglie veramente tantissime testimonianze della vita della grande Renata Tebaldi. Adesso ci fermiamo per qualche istante. 13.5 minuti, di nuovo in diretta dagli studi di Cremona 1 per ore 12. Oggi tutto un collegamento con Busseto e con Sanremo, ma non solo. Adesso ci spostiamo anche a Castellarquato, borgo medievale in provincia di Piacenza. Splendido, spero che molti all'ascolto abbiano già avuto modo di visitare Castellarquato, perché veramente merita. Ebbene, nei prossimi giorni a Castellarquato si ricorderà e si festeggerà in maniera, direi, assolutamente degna San Valentino, perché il locale ufficio turistico ha organizzato un evento. Per parlarcene abbiamo invitato Monica Curotti. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi. Allora, Castellarquato, intanto due parole sul borgo, perché insomma merita. Sì, Castellarquato è uno dei borghi più belli d'Italia, si è preso di questo titolo insieme ad altri due borghi nella provincia di Piacenza, quello di Vigolene e quello di Bobbio.
E proprio in merito anche a questa onorificenza che abbiamo avuto, facciamo parte di questa associazione che quest'anno è particolarmente attiva nell'organizzazione degli eventi per gli innamorati. Quindi il primo è San Valentino, ma avremo anche altri appuntamenti il 21 giugno e il 24 giugno con la Notte Romantica nei borghi più belli d'Italia e con la Notte Romantica. E insomma, questo borgo che vediamo con queste belle foto, naturalmente con questo verde, immerso nel verde della, della Val d'Arda, si possono fare tante cose, Castel Arquato, ovviamente la passeggiata nel centro storico medievale, la visita alla Rocca Viscontea, alla Collegiata, poi c'è anche uno splendido museo geologico, il museo Illica, insomma veramente sono tante. Qui siamo già passati a foto legate invece a appunto un'iniziativa che arriverà nei prossimi giorni in occasione di San Valentino. Esatto, quando proprio si trasformerà nel borgo degli innamorati. E, alcune immagini si riferivano alla fiera Sposi che organizziamo, una fiera che ha come sottotitolo Castel Arquato Unconventional Wedding, perché abbiamo un matrimonio un po' diverso, esatto, diciamo. Dei fornitori un pochino particolari, non so, abbiamo non il solito catering, ma il catering che viene con il food truck, piuttosto che bomboniere artigianali oppure gioielli creati con le cialde del caffè di recupero, oppure abbiamo i wedding dog sitter, per non dimenticarne il giorno più importante della propria vita, anche il proprio amico a quattro zampe. Sì, insomma una selezione un pochino diversa. Ecco, ma quindi in questo weekend, 11 e 12 febbraio? 11 e 12 febbraio, la parte della fiera sarà allestita nel Palazzo del Podestà, che si trova proprio nella piazza Municipio. E tra l'altro proprio nel Palazzo del Podestà solitamente avvengono i matrimoni civili, quindi sarà anche un modo per poter vedere questa location allestita. Eh beh, certo, perché così uno già si immagina, no? Che cosa sì. può accadere. Ecco, quindi già a partire appunto dal pomeriggio, diciamo, di sabato ci saranno, tra l'altro ci sarà anche un workshop dedicato ai professionisti sì. del settore. O a chi aspira a diventare tale, un piccolo corso di introduzione alla professione di wedding planner tenuto da Laura Pavanati. Questo al mattino dalle 10 fino alle 14. Nel pomeriggio poi avremo dei workshop gratuiti per le novelle spose che vogliono aggiungere un tocco di originalità e anche di fai da te al proprio matrimonio, quindi avremo i fiori di stoffa, le boutonniere, gli inviti fai da te e anche il cuscino portafedi, che non è un cuscino portafedi ma è un oggetto che poi accompagnerà gli sposi nella loro casa. Ah, se non è un oggetto erotico, no? Sembra che... No, ma non credo. Tutto potrebbe essere quando si parla di questi ambiti di coppia, insomma. Comunque ci sarà molto da fare anche per chi non è necessariamente interessato al matrimonio. Abbiamo delle proposte di intrattenimento per gli innamorati in genere, per le coppie che vogliono passeggiare per Castel Arquato, che vogliono conoscerlo. Infatti nel pomeriggio sia di sabato che domenica avremo delle visite guidate a tema, ovviamente, condotte da due innamorati illustri di Castel Arquato che sveleranno le leggende, gli amori proibiti del borgo. Perfetto, mi sembra che il programma sia particolarmente ricco, diciamo così. E naturalmente poi tutto questo sabato e domenica fino ad arrivare appunto al 14 febbraio. Sì, esatto, abbiamo anche il 14 febbraio un appuntamento proprio nella giornata di San Valentino con la Perintorre. La Perintorre ci sarà anche sabato e domenica. E è uno speciale aperitivo all'interno della Rocca Viscontea che terminerà con un romantico lancio delle lanterne volanti in piazza. Le lanterne quindi le state preparando? Già preparate, già testate, volano. Volano, funzionano. Volano. Bene, speriamo nel bel tempo allora. Assolutamente, sì, quello è fondamentale. Ecco, qual è lo scorcio più apprezzato dalle coppie che raggiungono numerosissime, specialmente durante i weekend della bella stagione, il borgo di Castel Arquato? La piazza, ma anche i giardini di fianco alla rocca, da cui c'è una prospettiva molto bella su un angolo della rocca e sulle colline soprattutto.
Comunque anche noi ci diamo da fare, all'interno della Rocca allestiremo un Kisser Set con un grande cuore, anche quello con sfondo sulle colline di Castell'Arquato. Quindi insomma anche voi, tutti il comune e tutti gli organizzatori sono impegnati per rendere, diciamo così, questi momenti indimenticabili a tutti coloro che comunque desiderano trascorrere appunto questo weekend speciale nel borgo di Castell'Arquato. Dicevamo che Castell'Arquato fa parte di questo circuito, i borghi più belli d'Italia, sì. E che appunto proprio per in virtù anche di questa partecipazione appunto viene coinvolto poi in organizzazioni di questo tipo. Quindi diciamo è anche un modo per valorizzare i borghi più belli d'Italia, anche se probabilmente non si fa mai abbastanza per valorizzarli, no? È così? È così, sì, siamo sempre un pochino dimenticati rispetto alle grandi città d'arte e alle località di mare, che sono sempre un pochino più privilegiate anche nelle politiche. E d'altra parte c'è talmente tanto da mettere in evidenza in Italia, che insomma, però è giusto ricordare anche i piccoli borghi, che poi sono borghi appunto di qualche centinaio, in qualche caso qualche migliaio di persone, di abitanti, che però insomma hanno delle bellezze veramente inarrivabili, inestimabili, o comunque regalano scorci artistici, architettonici assolutamente da scoprire. Bisogna magari darsi un po' più da fare per arrivarci o per scoprirli, però ne vale assolutamente la pena e grande merito allora anche a tutti coloro, come il Comune di Castell'Arquato e le altre associazioni coinvolte, che lavorano per mettere in evidenza queste bellezze. Complimenti Monica Curotti, direi che abbiamo raccontato tutto di questo weekend degli innamorati a San Valentino, e allora buon divertimento e per voi magari buon lavoro invece. Grazie mille, vi aspettiamo numerosissimi. Benissimo, grazie. Allora Monica Curotti, lasciamo Castell'Arquato, questo bel borgo medievale, e torniamo invece a questo punto a Sanremo. Siamo pronti per ricollegarci con Sanremo. Eccolo là, Luca, sei di nuovo in onda. Allora, che sta succedendo? Chi ha intercettato? Qua dietro di me, vedi dalle persone che stanno lavorando, c'è la social room del Festival di Sanremo. Quindi questo è il cuore di Sanremo, tutti i social, tutte le persone insomma che commentano il festival, tutti i messaggi passano da qui. E qua viene filtrato un po' il gradimento, ovviamente, dagli artisti qua dal festival. Quindi ti faccio un po' vedere, qua c'è Celeste, buongiorno, la nostra addetta social. Ciao Celeste! Ciao, e vedi che qua un po' passano tutti gli artisti, e qua ci sono tutti i blogger che stanno lavorando per commentare in tempo reale quello che è ovviamente il Festival di Sanremo, perché stanno tutti un po', sono tutti sintonizzati, un po' come noi, sai che smanettiamo un po' sui social, un po' ovviamente raccontando il festival, e questa è proprio la social room del Festival di Sanremo 2017, una novità esclusiva che non è mai stata realizzata al festival. E qua dietro vedi proprio tutta la redazione, te la faccio vedere un po', la social room, tutta la redazione che sta lavorando H24 per trasmettere un po' tutti i contenuti inediti del festival e tutte le interviste. Contenuti che vanno però poi anche, come dire, raccolti, e poi i social li amplificano, no? Quindi diciamo che in quel momento lì sono un po' tutti famelici in attesa di notizie, speriamo che perché poi quando non ci sono bisogna inventarle. Poi sai qual è il problema? È che siamo tantissimi qua a Sanremo, quindi c'è poco internet e giriamo tutti con i power bank, perché ovviamente i telefoni si scaricano subito, continuano a arrivare chiamate su chiamate, però è il bello di questi 5 giorni dal festival che tutti attendiamo ogni anno. E diciamo, è certo, la rete è sovraccarica, ci vorrebbe uno sponsor del settore. Vero, ma in realtà c'è, però non è proprio, non ha ancora rodato benissimo, insomma speriamo che nei prossimi giorni sistemi un po'. Effettivamente lo sponsor sappiamo che appunto è la TIM, che è uno dei principali sponsor. Esatto, pensa, sponsor unico, ha finanziato ben 18 milioni di euro per la realizzazione dal Festival di Sanremo. Ah però, tra l'altro leggevo ieri su Repubblica che ci sarà molto spazio naturalmente a questo ballerino che mi pare si chiami Parov Stelar, che è questo coreografo che è il protagonista di questo spot della TIM, e non ho capito come ci saranno delle incursioni anche di Mina. Esattamente, sì, durante i 5 giorni, durante lo sponsor time della prima serata, Mina ha prestato la sua voce per questi spot in giro per Sanremo con questo ballerino. Spot che TIM ha voluto fare un po' per l'innovazione, il futuro e il 4G, ovviamente per una realtà sempre migliore. Ma ti dirò di più, stasera ci saranno anche tanti spazi di Cantano Sanremo, non so se vi ricordate l'anno scorso Ezio Bosso che è salito sul palco dell'Ariston a raccontare la sua storia, bene, anche quest'anno saliranno tanti eroi a parlare
un po' della loro vita, tante storie comuni. Parleremo stasera, ovviamente, anzi parleranno Carlo e Maria del terremoto di Amatrice, quindi ci saranno tante testimonianze del terremoto, dell'hotel Rigopiano, per non dimenticare, evitando tutte le polemiche che poi ci sono state sulla realizzazione o meno del festival. E si parlerà di bullismo, questo lo faremo insieme a Paola Cortellesi, ovviamente avendo fatto anche recentemente Laura e Paola il monologo sul bullismo. Quindi bullismo e terremoto saranno le prime due tematiche sociali che verranno affrontate stasera sul palco dell'Ariston. Senti, torniamo ai social di cui ci sta parlando, sì. E che lì dietro sono al centro lì di questa attività frenetica. Ecco, ma qual è quello più gettonato? Instagram, Twitter? Ma io ti farei parlare con Celeste, perché sai che io non sono tanto ferrato, però io direi Facebook. Tu cosa dici, Celeste? Allora, noi siamo attivissimi su Facebook, ogni giorno da oggi fino alla fine del festival lanceremo dirette, news, contenuti in esclusiva ovviamente sulla pagina ufficiale di Startist su Facebook. Già da stasera alle 18 ci sarà l'intervista esclusiva, esatto, come Luca aveva detto, ricordiamoci. E quindi ci potete seguire, ovviamente noi aspettiamo tutti i vostri commenti, mi raccomando telespettatori, vi aspettiamo, i vostri pronostici, canzoni preferite. Pensa che Giovanni, io quest'anno festeggio il quinto anno al Festival di Sanremo e ho iniziato a studiare un po' tutte le vie di Sanremo e ho ideato un po' un hashtag, no? Che è una frase che ritornerà utile durante questi giorni: tutte le vie portano all'Ariston, perché esatto. Effettivamente è talmente blindata la città. E la città è blindata, è evidentemente è eccessivamente blindata. Tra l'altro leggevo oggi sul Corriere che ci sono già le prime pagelle, non so se riusciamo intanto a ristabilire il collegamento con Luca, no? Non credo. Comunque, Ermal Meta, che si esibirà stasera insieme a Samuel, hanno preso da Andrea Laffranchi sul Corriere un bel 8, poi c'è una Fiorella Mannoia con un 7,5, Giusy Ferreri 6,5, Fabrizio Moro 6,5, Clementino 5,5, Ron 5,5, Elodie 5, Ludovica Comello 4,5 insieme ad Alessio Bernabei, Albano senza voto perché insomma Albano dice premio il coraggio, andare al festival dopo l'intervento al cuore solo per i generosi. E vabbè, Luca Guarneri e Celeste, grazie, non vi sentiamo grazie più, ma a voi. Ci sentiamo ancora? Ci dobbiamo certo, salutare, ci domani. Siete ancora? Allora, buon lavoro. Grazie, grazie mille. A voi, ciao. Ci vediamo domani, grazie. Grazie. A domani. Grazie. Ok, allora abbiamo salutato Luca Guarneri e Celeste che erano collegati con noi in diretta appunto da Sanremo, dove questa sera parte il festival, e adesso in teoria dovremo salutare anche Roberto Codazzi con l'ultimo collegamento dal museo di Busseto, dove appunto che abbiamo scoperto, un museo che è stato dedicato giustamente interamente a Renata Tebaldi, che come sottolineava già Roberto Codazzi non è nata in quella zona, ma certamente poi ha vissuto molti anni della sua vita, ha studiato anche al Conservatorio di Parma e quindi insomma rimase particolarmente legata a tutta quella zona. E c'è questo museo a Villa, nelle scuderie di Villa Pallavicino, che custodisce tanti cimeli legati alla grandissima cantante. Ecco, ultimi minuti della nostra trasmissione collegati di nuovo con il Museo Tebaldi. Roberto, a te. Eccoci Giovanni nell'ultima e probabilmente più bella, più scenografica sala del museo, perché è quella dedicata agli abiti di scena della grande artista. Lei aveva l'abitudine di acquistare proprio personalmente gli abiti che preferiva delle edizioni storiche delle sue opere. E questo percorso racconta anzitutto di abiti splendidi, anche abiti gioiello fatti dai più grandi costumisti come Alexandre e Nicola Benoit per quello che riguarda la scala, ma che soprattutto raccontano i suoi ruoli preferiti. Per esempio abbiamo tre abiti diversi di Tosca in due diverse edizioni della Scala e una del Liceo di Barcellona, e poi diversi abiti di Desdemona, l'ultimo Verdi, il Puccini di Tosca, Bohème, Madama Butterfly, e poi i ruoli della giovane scuola come Andrea Chénier, sono stati Adriana Lecouvreur, sono stati i ruoli preferiti da questa grande artista, che aveva una voce che passava dal pianissimo più sfumato al fortissimo, a una messa di voce incredibilmente potente. E poi vedete questi abiti esotici che sono di un'edizione di Aida al Teatro Municipale di Rio de Janeiro, e poi via via arriviamo a una forza del destino
della Scala di Milano del 53, di nuovo un bellissimo abito di Tosca, ancora di Rio de Janeiro, due diverse edizioni della Bohème di Puccini. E idealmente il percorso si conclude con questa meravigliosa immagine, vedete i palchi della Scala di Milano gremita, siamo al 20 maggio del 1974 e Renata Tebaldi tiene il suo ultimo concerto pubblico nel teatro di cui è stata una grandissima beniamina, la vedete di spalle raccogliere, abbracciare idealmente tutto il teatro, ed è qui che si conclude la carriera di questa straordinaria artista. Poi vedete foto di scena, per esempio di un Otello storico con Mario del Monaco, e anche qui parliamo di un artista che è stato suo compagno sulle scene e probabilmente si dice anche nella vita. Tra l'altro concludiamo, Giovanni, dicendo che incredibilmente questa artista, che è stata tra le più importanti del mondo, ha avuto un solo club lirico in Italia intitolato, ed era proprio in territorio cremonese, quello di Soresina, a cui lei era legatissima e che ancora oggi esiste, è attivo, è intitolato appunto alla Tebaldi, e dove io ho avuto la fortuna di conoscerla pochi anni prima della scomparsa. Tra l'altro era una donna molto affettuosa, molto, molto affabile, e che era veramente legatissima a questa realtà cremonese, dove tra l'altro è stata ospitata anche una mostra di costumi proprio a lei dedicati. Il Museo Renata Tebaldi, e chiudo con un'informazione di servizio, riaprirà ai primi di marzo ed è aperto tutta la settimana tranne il lunedì, per cui veramente è un luogo da visitare anche per tutti gli appassionati cremonesi, a un tiro di schioppo da Cremona, e vedete veramente quante meraviglie sono conservate qui. Per cui, Giovanni, ti restituisco la linea e spero che il pubblico abbia potuto apprezzare veramente le bellezze che sono concentrate in questa villa Pallavicino. Molto bene, Roberto, sei stato grandissimo nel raccontarci questo museo e speriamo naturalmente che molti appassionati e non solo possano visitarlo per conoscere ancora meglio questo grande personaggio, questa grande artista. Grazie Roberto Codazzi, a presto. Salutiamo Roberto Codazzi, e tra l'altro voglio ricordare che Renata Tebaldi, pensate, è la prima cantante d'opera ad avere un'applicazione per iPad dedicata. Immagini, incisioni ufficiali e inedite, video e una rassegna stampa dell'epoca. E come dicevamo in apertura, ed anche una delle poche personalità italiane ad avere la stella sulla famosa Walk of Fame di Hollywood, che vediamo qui in questa foto. Grazie, dobbiamo salutarci. Anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra diretta. Noi ci rivediamo domani a mezzogiorno. Saluta Nicoletta Tosato, che spero domani di rivedere qui di nuovo in studio. Grazie, a domani. Ciao.